Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 17. Allora, eccoci qua. Iniziamo aprile 2019. Come vi dissi nel precedente episodio, sul finale, questo video qua sarà diviso, anzi questo mese sarà diviso in due parti, ovvero in due video. Ovvero uscirà la parte 1 che a regola, salvo imprevisti, si concluderà con questa partita qua, ovvero la trasferta contro il Derby County, e poi riprenderà con queste 3-4 partite, perché comunque questa partita qua forse non lo so, non so se la giocherò, quindi ci sta che possano essere 3 partite giocate, una non, o 4 partite giocate. Comunque ho deciso di dividerlo, anzi decisi di dividerlo, perché praticamente sarebbero state veramente troppe partite per un video e sarebbe diventata una cosa troppo lunga. Comunque eccoci qua, giochiamo in trasferta contro il Watford. Ok, così per le trasferte. Sì, per le trasferte, per le divise. E noi infatti siamo in trasferta, scusate. Allora, per quanto riguarda la formazione, ma direi di partire così. Anzi, non dobbiamo cambiare un po'. Voglio mettere, dov'è? Ah, c'è di già, non ho visto Williams sfatto. Comunque No. Vabbè, Bellerin. Vabbè, allora giochiamo così. Williams è squalificato. Non so perché ho detto sfatta, no, inizio bene comunque, è il video, non te nemmeno le cazzate. Comunque, no, dai, iniziamo così, la formazione è questa qua. Difesa non possiamo fare altro, mettiamo zoom al posto di Williams. E niente, via, dai, iniziamo, basta parlare che sto dicendo troppe baggianate. Battiamo il calcio, inizio nella partita inizia. Non ho visto se ci gioca il nostro ex, cioè il nostro ex giocatore, ovvero Martei, è titolare. A regola andata nel Watford, c'è scritto anche lì nelle notizie a destra prima di selezionare la partita. Comunque attenzione Dybala, niente. Boh, eccolo lì a Martei, ciao Ciccio, una delle ricche degli ex che comunque mi è rimasto nel cuore, perché nonostante tutto si è sempre comportato bene. Attenzione Cardi, Dybala, eccolo lì! Paolo Dybala, la sblocca lui! Maniera un po' fortunosa, ovvero lui si è girato bene, però la palla a lui l'ha levata in maniera fortunosa. Comunque al 15esimo la sblocca lui e andiamo. Attenzione Cardi! Vai lì! No! Peccato lì! Vabbè, comunque finisce con questa azione il primo tempo, 1-0. Diciamo che a parte questa occasione qua sul finale e l'occasione del gol, per il resto non è successo veramente niente. Ma proprio niente, perché diciamo la partita si è giocata principalmente a centrocampo, ovvero si prende palla noi ce la levano, c'è una palla loro noi si leva, cioè tutto così. Quindi per sé non è una bella partita, però come sapete a me non mi interessa, l'importante è che riesca a portarmi a casa il risultato. Comunque, niente, a parte questo iniziamo il secondo tempo e speriamo che questo nostro vantaggio possa allungarsi, ecco. Attenzione Eriksen, prova il tiro, nulla. La porta l'ha presa, però non è successo niente. C'è la porta, via. Ma comunque il ballone andava in porta. Ci sono metri a disposizione. No, chiudilo! Dai, 1-1. Però non ho capito una cosa. Ora sì, si riguarda un attimo il gol. Perché qui la porta non ha fatto niente? Ha fatto sì che il pallone continuasse ad andare verso il giocatore avversario. Non l'ho capito sinceramente. Vabbè, fatemi fare un cambio. Addio. Certo, partita brutta, 0 occasioni. Questi, ve lo giuro, è la prima volta che arrivano in porta, eh? È la prima. E fanno gol. Quindi allora non ci si può fare nulla. Via. Vai. Proviamo così. E mettiamo anche offensiva, perché sinceramente mi garberebbe vincerlo, sinceramente. Vai. Anzi, di più, ultra offensiva. Trova bene la profondità. Vai Cardi, Dio Bonodi. Dai, cerchiamo veramente di tornare in vantaggio e di restarci, perché veramente è il colmo se non si va a pareggiare così. Vai Embolo! Eccolo! Embolo! Allo scadere! Si riporta in vantaggio 2-1, un'azione clamorosamente solitaria,
infatti ho deciso di far così, però ho rischiato tanto. Io, meno male, mi è andata parecchio bene perché tutti e due i difensori sono andati a una parte sola. Ale. Bon. Ora tutti dietro invece. Tutti dietro. Anche se dovrebbe fischiare la fine. No? Vediamo un po'. Infatti, è proprio così. Finisce 2-1. Ale, non do grandi bimbi perché sarebbero da prendere a cazzotti. Perché comunque prendere un gol del genere così è un po' da torsoli. Però comunque per, diciamo, per come è andata poi la partita, va bene così bimbi, via. Comunque, una parentesi, scusa se allungo la zuppa. Lo so che mi ha fatto innervosire, tra virgolette, quando ho detto sarebbe il colmo se si andasse a pareggiare. È perché anche se magari voi avete visto solamente l'azione, dite di me che ti ha fatto chissà cosa rispetto a loro, vi posso garantire che loro è la prima volta che si avvicinavano nella mia area. A differenza mia che, ripeto, sì, ci sono andato, magari poi non ho tirato, ho perso palla, però comunque ci sono andato parecchie volte, ecco. Quindi di aver preso gol così mi aveva dato parecchi fastidi, ecco. Comunque, eccoci qua alla seconda partita. Giochiamo in casa contro lo Swansea. Tanto guardavo anche la classifica, perché comunque è vero che mancano a regola, penso, 10 partite di campionato, se sono, almeno a noi, se sono 38, a regola sì, se trovate uno di mente, che io riesco, sbaglio, sì, è meglio comunque iniziare a guardare anche la classifica proprio delle zone alte e fare un po' di conti, che se dovessimo vincere questa andremo addirittura a ben 7 punti di distacco dalla seconda. Quindi, iniziamo subito questa partita qua contro lo Swansea. Abbiamo, tra virgolette, vantaggio di giocare in casa, che io lo dico, ma tanto in realtà se non mi giocare non cambia niente. No, via, mi tocca mettere questa maglia qua perché se non ci capisce, c'è il rischio di non capirci niente. È tornato Willems, buono. La porta per via della zotta che ha fatto prima per farlo riposare, anche se è meno stanco di Zuma, voglio lasciarlo in panchina, si impara. Poi metto Bale al posto di Dembélé e Rashford al posto di Cardi e niente, vediamo il via la partita. Ribattiamo il calcio d'inizio noi, giochiamo proprio nel momento del tramonto d'Inghilterra e niente, dai bimbi, guardiamo comunque di ripeterci almeno a livello di risultato, speriamo non di prestazioni, speriamo di giocare un po' meglio, eh. Vai Dybala! No, dai! Boia, quando ci sono questi rimbalzi lì, questi rimpalli, chiamatene come volete, che veramente il pallone sfiora la porta così, ve lo giuro, mi sento nervoso, perché veramente sembra fatta apposta. Vai Eriksen! Io buono, di peccato! Che tiro e che azione avevano fatto lui e Dybala! Peccato, di! Si meritava il gol. Vai Rashford, non ci... perché? Dai, ma cosa vuol dire? Dai, di, ma ero lì davanti porta, ero da solo Rashford. Maledetta la miseria, il giovane fa questo così lì come mi fa entrare nervoso. Dai, di, però, no, mi fa girare coglioni, via. Vedi, prova il tiro, sì, lo so che devo metterlo nel mezzo, però... ogni tanto lui c'ha dei tiri niente male, ho detto, ma fammi provare di lì, magari la prende bene. Si riesce ad andare in vantaggio, sì, invece no. Vai Dybala! Boom! Ancora Paolo Dybala! Fa gol come nella precedente partita. 1-0 allo scadere. Sì, un gol diverso, lo intendo comunque rifatto con lui. E andiamo, via. Buono così. Finisce così il primo tempo, 1-0. Finisce proprio, diciamo, con il gol di Dybala. Bel gol, fra l'altro, di potenza. Abbastanza preciso. Bene, bene, bene. Voglio fare però un cambio. Almeno ora. Ovvero voglio far così. Sì, vai. Vai, vai, così. Tanto a regola Dembélé sa giocare anche sì o C. Perché comunque con l'infortunio di Renato Sanchez, che è avvenuto nei precedenti video, non me lo ricordo, qualche video fa comunque, purtroppo abbiamo per miracolo un CC, perché anche base mi pare non sia un CDC, o comunque vabbè, abbiamo solamente
uno che può giocare mediano, ecco, e quindi meglio base non rischiare più di troppo. Al massimo si sposta Eriksen, anche se non è correttissimo. Insomma, vabbè, bando alle ciance, continuiamo a giocare, guardiamo di fare un altro gol. Attenzione! Niente. Vai Rashford! Maremma cana. Eriksen! Vai Eriksen che ci arrivi! Che bel tiro! Bella palla di Dembélé. Mamma mia, al volo di sì. Non la sciupiamo. Vai Dybala. Dio buono. Ramelle se la passava nel mezzo a Rashford, anche se sinceramente non so se veniva poi anticipato da difensore. Facciamo qualche cambio, gli ultimi cambi. Anche Eriksen c'è il problema qua. E boh. So che è sbagliatissimo, però faccio questa cosa qua. Dico che per quanto riguarda il discorso CDC, COC, bla bla bla. Per far riposare un po' tutti e due, mi tocca far così. Tutto può succedere ancora in questo. No, Meobi. A Meobi, dove hai perso? Palla! Fuori, buttiamola via, via, pedatona! Mamma mia, aspetta, non è ancora finita. Sì, vai, buono, Meobi maledetto. E dopo si riparte, attenzione. Attenzione, no, niente, peccato. Finisce così. Risultato minimo, anzi scarto minimo. Un gol solo. 1-0 per noi. Abbiamo un po' sofferto sul finale, ma niente di veramente, veramente oppressivo. Ci ha provato lo Swansea, ma era molto molle, ecco. Non ci ha pigiato parecchio. Meglio così per noi, bene così per il risultato. Adesso procediamo alla terza partita. Ale. Ed eccoci qua. Per me, fino a poco tempo fa era, diciamo, tra virgolette, la partita scudetto, perché appunto fino a l'altro mese, comunque 2 mesi fa, il City era la seconda. Adesso addirittura ha fatto una botta abnorme, perché si trova, ecco, mentre parlavo è andato via tutto, si trova al quarto posto con, se dovesse vincere, 2 punti di stacco dalla terza, se no, se dovesse perdere addirittura 5 punti. E quindi, diciamo, è una bella partita chiaramente, però non è la partita scudetto, se si può definire così. Invece sto guardando la classifica, addirittura il Tottenham ha rigiocato sempre prima di noi e ha perso un'altra volta, quindi se dovessimo vincere questa andremo a ben 10 punti di distacco dalla seconda. Wow, eh? Wow, 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 veramente. E no, Huawei che ha il telefono. Wow, wow, wow. E basta di questa serie. Oh, finalmente si può giocare con la nostra maglia bellina. E niente, giochiamo un'altra volta in casa, fra l'altro. Bene, 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 mi capirebbe di più. Se dovessimo fare il gol mi pare sia un po' più di tifo, se non erro. E via, iniziamo, dai. Stavolta il calcio d'inizio lo battono gli avversari invece. E comunque, detto questo, la partita è iniziata. Strano ma vero. Levatene, oh, oh, oh. Dai, di. È gol o è fuori gioco? È gol. Ma De Duor, ma perché non c'è andato nessuno? Porca miseria, 1-0 City. Non ci voleva però. Così è brutto prendere il gol. E ora ne fanno un altro. Oh, ma ci si sveglia un pochino, Attenzione, Donnarumma vola. Vola, insomma, la prende. Sì, bimbi, però bisogna un po' svegliarsi, Dai, De, che palle. Mamma mia, ancora un altro tiro del City. Oh, non ci riesce ad arrivare nella loro area avversaria. Finisce così il primo tempo. Spero veramente che con questo fischio, insomma, con questa pausa si possa interrompere anche la voglia del City di far gol, perché veramente non si riesce a far niente. È una sedia, ringraziando il cielo, tra virgolette, chiaramente, perché è sempre un gioco. Per ora il City ha fatto solamente un gol. Io boh. No, parole. Vorrei sapere se ci sta voglia di giocare. Via, iniziamo il secondo tempo. Attenzione! Meno male. C'è andata di lusso per ora. Comunque c'è andata veramente di lusso. Il tiro probabilmente finiva in porta. Vai Dybala! Dio buono, di peccato. Vabbè, almeno una volta siamo comunque arrivati a fare un tiro. Sì, vabbè, qui giustamente Williams ha munito per un fallo clamoroso di prima. Cambio, allora, anche se
Spero di no, però probabilmente cambierà veramente poco. Io voglio far così. No, aspettate, ho sbagliato. Eriksen qui, vai, ok. Metto Rashford. Poi levo Dembélé e metto Bale. Io vi dico la verità, volevo levare Icardi. Non l'ho levato solo per un discorso di stanchezza, ecco. Perché è veramente fuori dal gioco. È veramente fuori dal gioco. Si fa sempre anticipo A, non riesce a fare niente. È proprio, oggi penso sia il peggiore in campo dei nostri. Cioè oggi con questa partita qua, via, mi viene a farla come se fosse reale. Finisce così, 1-0. Meritata sconfitta perché il City ha giocato 20.000 volte meglio rispetto a noi. L'unica cosa che si può dire che ci è andata bene è il fatto dei gol presi, perché in realtà il City poteva fare almeno altri due. Meno male, per fortuna, che se poi alla fine abbiamo perso, così non è stato. Vabbè, e comunque non mi ricordo quando è che abbiamo perso tutta la partita. Comunque dopo tanto non facciamo punti, insomma, non abbiamo perso, ecco. Non so da quant'è che si perde, non si perdesse. Vabbè, ormai. Vabbè, comunque è andata così, ecco. Abbiamo perso. Dopo qualche partita abbiamo perso. Sì, mi sono incartato, scusatemi. Via, procedo a quella che a regola sarà l'ultima partita del video. Fammi vedere se è venuto fuori qualcos'altro, qualche partita in più. No. Via, allora, andiamo a giocare in trasferta contro il Derby County. Allora, vediamo un po' chi fa giocare, che comunque, come avete visto dall'avanzamento dei giorni, questa partita qua è venuta fuori, cioè dopo qualche giorno, solamente pochi giorni rispetto a quella precedente, quindi infatti, come si vede, la stanchezza si fa sentire. Allora, facciamo qualche cambio. Mettiamo Rashford al posto, lo voglio mettere Dybala subito così. Anzi, voglio fare riposare Eriksen, che è più stanco. E metto Bailey al posto di Embolo e poi lo sposto di là e metto Dembélé a destra. Via, iniziamo. Giochiamo di giorno, a differenza dell'altra partita, nella valle abbiamo giocato di notte. Hanno battuto il calcio inizio gli avversari e la partita inizia. Dai bimbi, eh. Vai, Bordaci. Mamma mia, cosa ho sbagliato. Mamma mia, cosa ho sbagliato o cosa ha parato Donnarumma. Comunque, devo dire, un inizio molto tranquillo. Quindi io voglio vincere il campionato, no, ve lo dico sinceramente, Rashford! Boh, l'ho capito appena doveva tirare, che beccava la porta. Alete, 1-0. Boh, per un momento, anzi, prima di fare questo gol qua, ho detto vai, sta a vedere. Ora non si farà più gol e non se ne vince più una fino alla fine del campionato. Perché veramente, tra la partita precedente e l'inizio di questa, sembrava che fosse tutto da buttare via. Invece meno male la Rashford riuscì a sbloccarla. E andiamo. Mamma mia, palo. Oh, nonostante la cosa che ho detto prima, comunque il Derby County continua clamorosamente ad attaccare. Nel senso, noi ci facciamo spesso sorprendere in difesa. Vai Cardi, Dio buono te! No, pensavo non ci arrivasse il portiere. Boh, se fosse in testa sarebbe stato un gollonzo, anche se in realtà i gollonzi sono altri. Icardi! Finisce così il primo tempo, per nostra fortuna, perché ripeto, il Derby County ha pigiato e forse anche più di noi. Comunque per nostra fortuna momentaneamente siamo in vantaggio. Guardiamo di tenerlo, come dico sempre, cerchiamo eventualmente di allungarlo. Via, inizia il secondo tempo. Cambio. Voglio fare dei cambi ora, anche se rispetto agli standard avvengono troppo presto. Poi levo a base per mettere Eriksen ora e levo Dybala. E metto Embolo e faccio così. E poi, ma metto Castagne al posto di Bellerin. Vai Eriksen! No, troppo alta e nemmeno tanto potente. Vai Cardi! Dio buono, Dio. Ora te lo dico Embolo! Boia! Messo laterale. Mamma mia! Che gol ti ha fatto questo video!
Boh, io sinceramente vabbè, ora tira, poi si era girato è così, è difficile fa gol così secondo me, cioè nel senso vicino a volte il giocatore quando fa così la prende male. Invece boh, l'ha messa laggiù. Nel set o quasi nel set, comunque Don Donnarumma non poteva farci niente. Porca miseria, che palle, però ne sta pareggiando. Si prova con Eriksen di vita, vediamo. Oh, bello. Dio buono Dembélé. L'ha tirata troppo centrale, l'ha tirata. Io boh. Cioè, magari prima non ho dato il tono giusto alla mia voce, per quanto... anzi, più discorso di delusione, perché cazzo, prima si è perso contro il City male, adesso si è pareggiato col Derby County, che con tutto il rispetto però... è più debole di noi, insomma, che palle, mi fanno uscire da coglioni. Poi perde così, se lo tempo bene o male si attaccava a noi, diciamo, svariate volte abbiamo rischiato, tra virgolette, di allungare il vantaggio, e poi così per una disattenzione si è preso gol. Comunque, nell'ultimo due partite un punto. Ora, meno male la classifica lo permette, tanto guarda, vado avanti fino a lì e poi arrivo alle conclusioni, comunque. Meno male la classifica però lo permette, nel senso c'è un po' di stacco, però preferisco magari chiudere il discorso scudetto il prima possibile, sempre se mai ciò dovesse avvenire, ecco. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla prossima partita, come vi dissi prima, comunque, oltre a ciò siamo arrivati anche più o meno a metà mese, quindi il video termina qua, la prima parte di aprile termina qua. E come vedete la prossima partita sarà contro lo Schalke, la giù in trasferta, quarti di finale di Champions League se non erro, fatemi vedere, sì. E niente, quindi inizieremo subito con una partita importante, importante soprattutto per il nostro cammino di Champions League. E a regola nuove partite non ce ne sono, queste sono le partite che vedrete nel prossimo video, ripeto, a regola. Dovrebbe essere così, non ci sono, non dovrebbero esserci altre partite. E niente, quindi diciamo che nel prossimo video partiremo subito a bomba con una partita molto importante per il proseguo della stagione. Detto questo, facendo un resoconto generale di quello che è successo a questo video, eravamo partiti bene e poi ci siamo addormentati nelle ultime due partite, vabbè, questo l'ho detto prima. Per ora però a regola classifica dovrebbe essere rimasta uguale più o meno. Ora non so, si guarderà poi nel prossimo video, dopo questa partita qua, quanto ha fatto il Tottenham, che se non sbaglio era la seconda, che se dovesse aver vinto dovrebbe essere andata a meno 5 di noi anziché a meno 7, se non sbaglio, sì, sto facendo calcoli a mente. E boh, però meno male la situazione è rimasta questa, siamo sempre primi e la possibilità di rimanerci fino alla fine ci sono. Via, detto questo niente, vi aspetto nel prossimo video, però prima di lasciarvi come sempre vi ricordo di mettere barre a fare se volete queste tre cose, ovvero, vabbè, innanzitutto vi ringrazio per la visualizzazione, vabbè, questa è una cosa a parte, comunque, ovvero, mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video di queste serie qua, ma non solo. Via ragazzi, vi aspetto nel prossimo video, dai che è importante, ciao!